oggi presentiamo il Social Basket, un'iniziativa che già annunciammo quando presentammo la programmazione 2015 del Forum. È una manifestazione di carattere benefico che vede coinvolti i ragazzi delle scuole di Avellino. Prevalentemente abbiamo fatto una collaborazione con il provveditorato e quindi coinvolto il liceo scientifico di Avellino, il Colletta, il Publio Virgilio Marone e l'Imbriani. Con una collaborazione con la Casa sulla Roccia, in quanto abbiamo scelto come prima tematica per questa edizione quella delle dipendenze, andremo nelle scuole offrendo un servizio di prevenzione sull'uso e abuso di sostanze stupefacenti, quindi un modo per parlare con gli studenti, con i ragazzi nelle assemblee studentesche e discutere con loro di questa tematica sociale che magari non ha purtroppo oggi una considerazione tale da smuovere i ragazzi autonomamente, quindi cercare di unirla allo sport e di penetrare all'interno degli istituti è il modo più efficace. Il tutto poi avrà culmine in un torneo di basket in orario curricolare, quindi parliamo della mattina di lunedì 4 maggio presso il palazzetto Giacomo del Mauro, dove i ragazzi delle scuole coinvolte usciranno prima e quindi ci sarà questo evento benefico con questo quadrangolare di basket. Al termine di ciò verrà dato tutto il ricavato che è stato raccolto tra le scuole in beneficenza. Chiaramente questo è la prima edizione, l'obiettivo nostro ogni anno e poi riconfermarla cambiando le tematiche e coinvolgendo sempre di più le nuove generazioni che frequentano le scuole avellinesi. Aprile presso il liceo Colletta, poi alle 9:30, poi c'è l'assemblea del 27 al Marone, il 28 allo scientifico e il 30 all'Imbriani e il 4 maggio poi l'evento conclusivo al palazzetto dello sport. Il Forum dei Giovani sarà protagonista anche Expo 2015, in che modo? Sì, il Forum dei Giovani sarà protagonista all'Expo 2015 con un progetto abbastanza originale, infatti cercheremo di esportare tutto quello che possiamo raccogliere da Milano, dall'Expo e portarlo qui. Chiaramente vogliamo aspettare un altro po' di giorni per spiegare bene il progetto, nonostante abbiamo le idee chiare, però vogliamo metterlo per poi lanciarlo definitivamente. L'obiettivo principale è comunque sfruttare una vetrina del genere per raccogliere delle testimonianze, delle esperienze di tutti quanti, soprattutto dei nostri coetanei che provengono magari dall'estero, per vedere in che modo le politiche giovanili sono affrontate negli altri territori e soprattutto le cose che funzionano e che potrebbero essere importate nel nostro territorio. Il Forum giovanile credo che stia iniziando le proprie attività con il piede giusto, in quanto pur essendo nato da poco sta organizzando delle iniziative abbastanza interessanti. Questa del Social Basket, che è un'iniziativa sportiva, è importante perché crea dei collegamenti anche con i ragazzi, tra virgolette, cosiddetti svantaggiati, su cui noi abbiamo il dovere di intervenire, perché non c'è sport senza sociale, e questo oltre a dirli sottoscritto lo dice anche il CONI nazionale. Per cui ben vengono queste iniziative e complimenti al Forum Giovanile di Avellino. Io credo che si debba fare di più, ma soprattutto per creare condizioni di lavoro per i giovani, perché non avere un ruolo nella società, non avere un lavoro significa divenire depressi, e la depressione porta a tanti effetti negativi. Secondo me la battaglia principale è appunto quella di dare autonomia ai giovani, e l'emancipazione avviene appunto attraverso il lavoro, perché tutti adesso si sono tuffati nella cosiddetta carità e solidarietà, però dobbiamo fare un passo più avanti, dobbiamo lavorare per l'emancipazione, perché non basta più la carità e la solidarietà.